per il mio è stata una partita un po' bizzarra. Bizzarra perché? Perché dal punto di vista del coinvolgimento, non tanto del gioco, della prestazione di entrambe le squadre, siamo partiti da una partita, primo tempo, iniziata sull'andazzo del noioso, seppur comunque sono state varie occasioni, però per il mio niente di veramente pericoloso. Siamo arrivati a una partita che fino all'ultimo, poco meno, è stata parecchio in bilico, perché non si sa come poteva andare a finire, nel senso, si poteva benissimo vincere noi come potevano benissimo vincere loro. E la particolarità, cioè il fatto di chiamarla bizzarra così, è che secondo me, dal punto di vista del gioco, fra primo e secondo tempo, nonostante appunto il primo tempo i gol siano 6-0 e nel secondo tempo i gol in totale sono stati 4, perché finiamo 2 e sono stati fatti tutti nel secondo tempo, cioè, secondo me la prestazione di entrambe le squadre è stata vero simile a quella vista appunto nella prima parte, perché a parer mio, parlando del Livorno, il Livorno non è che a livello di gioco o altre cose abbia cioè sia cambiato dal punto di vista appunto della prestazione al primo solo tempo, solamente che soprattutto il solo tempo e appunto tutte e due le squadre, diciamo che sono state più efficienti, efficaci quello che hanno fatto, e appunto da qui deriva, diciamo, la parola detta prima, ovvero bizzarra, ecco. Però ora parliamo un po' della partita, come sempre nel primo secondo tempo, chiaramente dal punto di vista di lui. Allora, primo tempo, come ho detto, il Livorno giocava, diciamo, sullo stesso ritmo, diciamo, del Vicenza, perché comunque, cosa che voglio specificare un attimo prima di iniziare per il primo tempo, è che comunque secondo me è stato il risultato più giusto, e poi dopo vi spiegherò perché. E comunque voglio dire che sia noi che loro, credo che due occasioni, bene o male, sono state uguali, o forse qualcosa non più noi di loro, ma non di tanto. Insomma, dicevo, il primo tempo che appunto Livorno giocava sul ritmo con il quale aveva iniziato la partita di Vicenza, era un ritmo che confronto alle altre partite, secondo me il Livorno era tra virgolette un pochino più ma leggermente un po' più offensivo, perché confronto alle altre partite nelle quali te non fai quasi mai, soprattutto nel primo tempo, ma in tiro in porta un po' ci manca, o perlomeno non tirando quasi mai pericoloso, il Livorno in questa partita lì qualcosina ha fatto, qualcosina che è stata veramente di robettina, tra tiri rasoterra, tiri centrali, cioè niente di che. Però sì, c'è un però, allo stesso tempo è stato forse un po' troppo aperto, nel senso, era troppo offensivo. Infatti in fase difensiva a volte il Vicenza stesso si è reso pericoloso in qual modo, addirittura, cosa che comunque non ho, io parlo dalla curva, quindi non so, diciamo, tra virgolette, la periodicità effettiva, cioè nel senso se era un tiro preciso, era forte, quindi va. Addirittura l'occasione forse per la pure più pericolosa di Vicenza è stata per la punizione lì, che Pinzolo comunque poi ha smanacciato, ecco, tutto il tuo tempo. E insomma, risultato 0-0, con qualche occasione, partita tra virgolette, non tantissimo noiosa, però nemmeno elettrizzante. Però insomma, risultato 0-0. Si arriva al secondo tempo e il Livorno, come lo stesso Vicenza, comunque giocano uguale a prima. Però al contrario del primo tempo, tutte e due le squadre, soprattutto inizialmente Livorno, sono più offensive. Infatti il risultato, per chi non sapesse, cioè la partita si è svolta così nel secondo tempo: 1-0 Livorno, 1-1, 2-1 loro e 2-2 Livorno. E niente, il ritmo bene o male era vero, forse un po' più, diciamo, veloce, magari era tutte le squadre appunto per offensive, cercavano di comunque far gol, e soprattutto in Vicenza l'ha diventato quando ha fatto il primo gol, cioè quando ha riequilibrato la partita, perché fino a quel momento comunque, diciamo, forse era più pericoloso, sarà più pericoloso noi di loro. Insomma, e niente, appunto Livorno, che ha iniziato il secondo tempo con lo stesso ritmo parecchio simile al primo, che comunque grazie a un discreto gol di Cazzola, perché ha fatto un discreto gol di testa, che a volte magari di testa l'ha avuta fuori, tira centrale, ha avuto il piccio, non si sa, insomma, appunto, e Livorno è andato in vantaggio in questo gol di Cazzola. Bravo anche Jeric, che comunque era già dal primo tempo faceva dei cross decenti. E niente, di lì, vabbè, cioè, appunto il Livorno, stesso errore secondo me commessi il primo tempo, ovvero che per essere più offensivo lascia delle bue clamorose dietro,
appunto, fatto il gol dopo nemmeno 90, un minuto, due minuti, non lo so il tempo effettivo quanto è stato, il Vicenza va a pareggiare. Va a pareggiare perché c'è una buca clamorosa di... No, scusate, non sbaglio, per un cross, diciamo, non so, bicchiere dall'altra parte, io non so bene o male cosa è successo di preciso, però una classica di attenzione difensiva a Livorno sui cross, perché ormai questa serie è diventata quasi una prassi, insomma, il Vicenza pareggia. Vicenza allo stesso tempo poi prende chiaramente fiducia, il Livorno per cercare comunque di ritornare in vantaggio lascia delle zotte dietro assurde, infatti una bua soprattutto dalla parte destra nostra lasciata è stata la causa del gol del Vicenza, perché infatti il secondo gol, diciamo, mancava tra virgolette il terzino e il difensore centrale, quello stava ancora per destra. Infatti poi Vicenza ha fatto gol, ha fatto un bel gol, una bomba in porta, di va e niente. Quindi Livorno nel giro di vanto 10 minuti forse si è ritrovato comunque da a vincere a essere svantaggio. Meno male comunque c'è stata una sorta di reazione, e addirittura peccato perché comunque il Livorno, non vorrei dire la cavolata, tipo ha rischiato anche di fare il secondo gol, mi pare, prima di prenderlo con Fedato, tra l'altro, con la mezza rovesciata che non so di quanto sia uscita di poco. La storia di fatto comunque che meno male, grazie anche forse alla volle ma anche un po' alla fortuna, il Livorno ha ritrovato il gol dell'equilibrio con vantaggiato su, diciamo, forse un mezzo rimpallo, non lo so, perché è stato tutto in un casinamento, chiamiamolo così. Sì, meno male il Livorno comunque poi è riuscito a pareggiare. E poi di lì comunque sì, il Livorno ha provato qualcosa magari per proprio ritornare in vantaggio, non è venuto niente e la partita è terminata così. Quindi diciamo, il secondo tempo comunque, anche se ve l'ho spiegato male, è stato molto più divertente dal punto di vista da spettatore, ecco, del primo tempo. La cosa che comunque a me ci fa un po' rimanere è che noi, cioè Livorno ha giocato per forse un pochino più, ma sicuramente per mezzo secondo tempo, con il vantaggio numerico, perché comunque Vicenza gioca in 10 e addirittura è per questo che Dio, secondo me è stata una partita comunque che, anche se forse l'occasione ha creato qualcosa più Livorno, però è stata, quindi cioè il risultato finale è stato equilibrato, perché comunque bisogna non sottovalutare appunto è stato il fatto di giocare, che il Vicenza ha giocato attenzione a tempo in 10, per metà, come minimo, attenzione a tempo in 10, e addirittura è un fattore che per me sarà sempre importante, ha la sua importanza, ovvero in trasferta. E per parte di Vicenza, momentaneamente, non è che sta facendo delle grandissime operate. Quindi, secondo me, anche se Livorno ha fatto qualcosa in più a livello di occasioni, però secondo me è stato giusto così. E niente, c'è da fare tra virgolette meriti comunque a Vicenza, perché non ha assolutamente fatto, non ha fatto la grandissima partita, però a confrontare tre squadre che magari per ora in classifica si trovano al di sopra del Vicenza, ha sicuramente giocato meglio, cioè hanno giocato meglio loro di altre squadre passate dall'Armando Picchi, ecco, vabbè. E niente, la cosa che mi ci ha fatto un po' rimanere, a parte il punto di vista dei risultati, perché che palle, soprattutto che stare in 10 potevi magari provare a vincere. Però non è tanto quella cosa, anche se quella chiaramente la sua importanza è che mi gira un po' le palle, perché comunque speravo che magari tornando dall'infortunio, magari Pedine, che cioè Pedine, giocatore che ha sempre reputato importanti per quest'anno, vedi vantaggiato, Fedato, in realtà niente, di Livorno non è un Livorno visto all'inizio anno, un Livorno che secondo me poteva benissimo spaccare il campionato, ma non tanto perché aveva fatto quanto erano 4 vittorie di fila, insomma li vedevamo, ma perché comunque giocava anche bene. E mi fa un po' girare le palle, perché ora visto che gioca bene non c'è più nemmeno in casa, magari di solito Livorno rende meglio. E boh, che di niente, dispiace, perché meno, ora bisogna vedere in tutte le altre partite, perché oggi se non sbaglio si è giocato noi e un'altra, cioè noi e c'è poi un'altra partita, perché poi impara giocare tutte le mani, uno non lo so, non me lo ricordo, non lo so. La storia di fatto è che è peccato, perché non è così plateale il fatto del pezzo due punti, però la possibilità di vincere forse c'era. E niente, vi ho detto che questo video finisce lì e forse dura anche troppo, diciamo comunque partita bizzarra, ecco, se la tempo elettrizzante. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. E boh, non dio niente, se non porto male. Vediamo cosa succederà. Ecco, via, detto questo, saluto a tutti. Ciao.